Hola amigos, ¿cómo están? Soy Enrico Robeño y este es Butaca Chica. Una vez más con ustedes sigo aquí. Estoy vivito y coleando y seguiré con ustedes hasta que Dios me diga basta. Algún día cumpliremos 2 años, posiblemente 3, o de repente me voy de viaje, o me voy a la cuna de mis ancestros. Podría irme a Italia, ¿quién lo sabe? Amigos, para irme a Italia pues tendría que pasar muchas cosas. De repente encontrarme algún director italiano que esté de paso por Perú. No creo, ¿no? Sería muchísima suerte de mi parte, ¿no? Amigos, hay que resaltar que estamos en Canal 51 UAP y 64 de Cable Express. Los horarios de Butaca Chica son hoy día sábado a las 7 de la noche. No digo la fecha porque este programa es grabado y sabe Dios cuándo aparecerá con ustedes. Pero sí, estamos el domingo a las 9 de la noche y el miércoles haciéndole competencia a la bruja de Magali también a las 9 de la noche. Amigos, hoy día estoy muy alegre, estoy sumamente alegre. Ya ustedes sabrán por qué, pero también estoy un poquito fastidiado. Miren la porquería que me han hecho. A ver, acércate, a ver, una camarita por acá. Miren esta ponchada. ¿Qué es esto, amigos? Esta es una burla. Esta es una tremenda burla para el gran actor, el mejor actor nacional, Enrico Robeño. No puede ser, no puede ser. Hay un tarado, un peinador, esos que salen en esos canales que hacen un auspicio por ahí, que se llama Beauty, Roman Beauty, creo. Me llevaron ahí para que me hagan un arreglo capilar y mira la basura, la porquería que me han hecho. Felizmente que ya hemos procedido a hacer la denuncia a Indecopi y luego las autoridades se estarán encargando de ello. Porque no podemos quedarnos así, amigos. Esta es una burla, esto ya no tiene arreglo. Tendría que cortarme a coco para poder arreglar mi problema capilar, ¿no? No vayan a este centro de estética, no vayan a esta, no, ¿dónde queda? En la avenida Petituar, la cuadra 33, en una esquinita junto a un grifo, no vayan ahí, les van a malograr el pelo. Todos los productos que usan están fuera de servicio, están caducos, yo los he leído. Así que te fregaste, Roman Beauty, te fregaste conmigo. Bueno, vamos a pasar a lo bueno. A lo bueno, amigos, hoy día tenemos 2 invitados muy especiales. Vamos a hacer una mezcla un poco rara. Vamos a irnos hasta la Italia, sí, hasta Roma. Nos vamos ahorita hasta Roma. O mejor, ¿por qué no traemos a un director de la talla de Bertolucci, Fellini? ¿Qué Fellini? ¿Qué Bertolucci? Mucho mejor. Estaremos aquí con un director y actor de cine que ha venido especialmente a Butaca Chica. Butaca Chica, amigos, está viendo en Italia, en la RAI. ¿Ustedes no lo creen? Ya lo van a ver. Se está viendo en la RAI, amigos. Tenemos aquí al realizador Gianni Manera. Un aplauso fuerte para él, por favor. Esos aplausos están un poco debilones. Gianni Manera es un realizador que tiene muchísimos años de experiencia. Me voy sentando, me dicen, bueno, me sentaré. Y él ha venido aquí en perfil bajo, porque todavía no está muy promocionado en los medios. Pero de exclusividad se viene a Butaca Chica y quizás nos traiga una buena noticia. Ojalá me dé un trabajito por ahí, no sabemos, quién sabe. Pero aquí lo tenemos, un grande regista italiano ambienta un film a Toronto. Historia, tragedia de New York, escrita y dirigida por Gianni Manera. ¿Cómo estás, Gianni? Molto piacere. Benvenuto al programa Butaca Chica. Mi dispiace di aver parlato molto senza fare la presentazione, però devo un po' spiegare quello che è successo con i miei capelli. Sei un bravissimo presentatore e un bravo attore. Sì, grazie. Io ti credo. Sei un po' come i grandi americani, italo-americani che hanno fatto... Un poco pazzo, sì, no? No. No, è bellissimo, è favoloso. A me piace molto... come attore e come presentatore, complimenti. Anche in Italia abbiamo dei buoni presentatori, abbiamo Pippo Baudo, abbiamo Magali, Magali è bravo. Quello che manca lì è Enrico Robeño. Però il pequeño che sta là. Manca Enrico Robeño, deve andare lì. Ma Robeño mi sa che potrebbe entrare, anche perché parla bene italiano e io sono convinto che Enrico Robeño, se viene in Italia, potrebbe sicuramente tante cose con la RAI.
con la Rai e Radio Televisione Italiana, dove io quando ero pequeño, quando ero ai primi armi del mio trabajo, ho trabajato molto con la Rai, ero fisso alla Rai. Quando ero pequeño, 23-24 anni, quando sono uscito dall'università, quando sono uscito dall'Accademia Nazionale d'Arte e Drammatica. E come hai cominciato in una maniera a fare, per esempio, l'attore? Come hai cominciato? Perché adesso tu sei un direttore molto famoso in Italia. Sì. Io ho cominciato, quando sono uscito dall'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, io ho cominciato... avevo fame, avevo molta fame. Come io? Guarda, sono magro. Adesso sono grasso perché mangia molto. Non tanto grasso, ma insomma, comunque meglio. Avevo molta fame, ma tanta fame, perché non avevo dinero. Ero un studente, avevo un debito col ristorante. E allora, quando sono uscito, ho girato tutta Roma per cercare lavoro. Alla fine... Ma sono andato a un doblaje, sai, per il doblaje del cinema, si doppia il cinema. E allora gli attori servono per doppiare i grandi attori americani, o i grandi attori francesi, o inglesi, o tedeschi, cioè. E allora sono andato lì e ho chiesto di travacare. Mi ha fatto dire, non c'è travaco, però c'è una possibilità. Dico, ma io devo mangiare. Lavorare. C'è una possibilità. Mi ha detto, c'è una possibilità. C'è un pappagallo, come si dice pappagallo in inglese? È lo stesso, pappagallo. C'è un pappagallo che deve essere doppiato. E io, il primo travaco è stato per me un pappagallo. Ho doppiato un pappagallo. Incredibile. E ho potuto avere un pochino di dinero per com'era. E tu ti ricordi quanto hai guadagnato per quello? Ma no, all'epoca era poco. Molti anni fa. No, all'epoca era, diciamo... Mi hanno dato 50.000 lire. 50.000 lire sono in euro poco. In quel tempo? Saranno 10 euro. Quello è stato euro. Il primo lavoro che tu hai fatto. Sì. Se e no, tu ti ricordi quanto hai guadagnato per quello? Ma no, all'epoca era poco. Molti anni fa. No, all'epoca era, diciamo, mi hanno dato 50.000 lire. 50.000 lire sono... Sono in euro poco, in quel tempo. Saranno 10 euro. Quello è stato euro. Il primo lavoro che tu hai fatto. Sì, sì, sì. E dopo come sei riuscire a fare questo, il lavoro di attore? No, poi ho cominciato a fare grossi lavori in teatro, in radio, in televisione. Alla radio sono stato fisso alla radio con... La Rai, Radio Televisione Italiana, ma sempre quando ero juven, adesso sono vieco. E sto per morire, devo morire. No, non dire quello. Sì. Tutti. Devo fare questo film, l'ultimo e un altro film, e poi devo morire. No, perché devi fare molti film per lavorare per farmi lavorare bene. Rovegno è un grande attore. No, io voglio che tu diventi... Un grande attore perché io ti ho visto recitare adesso, a Aurita, 2 minuti fa, ho visto che tu recitavi in maniera forte, no? Tu sei un attore che hai sangue italiano e sei intelligente perché il sudamericano è molto intelligente. Non è come l'americanos del nord che è cuerpo de ombre e cabeza de chiquito, invece il sudamericano è molto intelligente ed è intelligente il peruano. Veramente, io ho notato... Ma tu sei... i miei genitori sono italiani, no? Italiani, ma... E io sono peruviano, perché sono peruviano, nato qui. E quindi tu hai molta intelligenza, velocità come i giocatori del Brasile, come i giocatori dell'Argentina. E sei uguale, ugualito a loro. Io ho visto. Molte grazie. Intelligente. Ma parliamo di te. Perché hai... Hai preso l'intelligenza del Sud America, l'intelligenza del Perù. Questo è il programma dedicato a te. Io voglio che tu parli di te. Ma io sono pequeño, piccolo. No. Quanti film hai fatto in tutta la tua vita? Io ho fatto 5 pellicole. 5 film. Il mio faccio la traduzione all'italiano. 5 pellicole della mia vita, perché io ho fatto l'actor antes. Antes di fare il direttore, ho fatto l'actore. E queste 5 pellicole sono molto importanti perché
uno di questi film, Tragedia a New York, Cappotto di legno, Tracche de Madera, ha vinto in parecchi festival. Io voglio fare una cosa, che non so se sei d'accordo di presentare adesso un piccolo, una piccola parte di tuo film che si chiama il film? Il film Tragedia a New York. Tragedia a New York, che Zapato, è bellissimo, ha avuto molti... Zapato Svestimento. Sì. Molto. Che ti pare, Aldo? Aldo, non so se già stai listo per mostrare il film, per favore, in qualche momento lo sueltas. Sì? Ah, sta dormendo, Aldo, no. Sempre dorme. Sta dormendo. Ma perché? Non è bello che dorme. No, non c'è problema, continuiamo a parlare. We killed Don Michele Geraci's nephew and sent the body to Sicily in a cozy wooden overcoat. Papa's tired. He wants to go back to Abruzzo, but the Committee of the Families hasn't decided yet. It's all bullshit. Papa has no part in it. Calm down, will you please, Tony? They'll get here, so just hold it, will you? It's all been arranged. Bunch of idiots. Stop being so stubborn and try to understand. $100,000 for the lawyer. $100,000? You think you can solve everything with money? 4 years in prison. How much is that worth to anyone? My name in all the newspaper headlines. How do you think I felt about all that hell? They'll pay for what they did, those soldiers of Don Miguel Geraci. For so many years I built an empire and they try to destroy it. Opportunists, traitors, that's what they are. And they all plotted to get control. They all schemed while I was in prison to destroy my reputation and take over all the power I had. But the boss's brother did nothing. Nothing! You said that they'd be here. Hey, who the hell are these pricks to keep the boss of New York waiting? It's intense. When I say 6 o'clock, I mean six, get it? Hey, where's Hair Trigger? Go bring him. You guys can tune up your instruments. You got a concert tonight. I want names. Names and addresses. The men under Geraci. You've got to kill the fuckers. Hey, tell Carmen Nuccio we'll meet him at... Dio mio, grande attore. Attore sì, ma io... No, adesso ti mostra... Un attore che ho lavorato sempre come attore perché vengo dall'Accademia Nazionale, però io sono stanco, muy viejo, e voglio che i giovani fanno gli attori, i juven. Io posso fare qualcosa, aiutare... Una cosa, ti hanno doppiato la tua voce o è la tua voce che parla benissimo l'inglese? La mia voice. È la tua voce. My voice. Vuol dire che tu Io ho doppiato in Italia attori come Burt Lancaster. Ho doppiato. E dove hai imparato l'inglese? In Italia? Burton. I speak very well English. You speak English very well. My daughter speak very well English because study in Italia. I know you in San Francisco. You have a daughter, she's a singer, I think. But sì, later, yeah. I have a surprise for you. Yeah. Now we let's continue to talk about you. Thank you. Parliamo in italiano perché in Italia non potranno capire quello che stiamo parlando. I love my daughter. I love my daughter because my daughter satisfaction my personality, because my daughter is the first to sing the All I know Rai that. I know in that. Italia, All Rai in Italia. In Italia, the first. The first singer, no. Yes, I know. No. But mi pare che possiamo continuare a parlare della Italiano, tua carriera. Sì, certo, sì. Della mia carriera. Io non sono nada, io sono qui e spero che usted diventa un grande attore e io voglio aiutare, help, come si dice, I help you, I hope so, no. Work with me in Italy e in United States e in Canada.
Toronto. Me va a llevar a Italia, dice. ¿Ves? Hoy día soñé. ¿Qué cosa fai in Perù? Perché sei in Perù qui adesso? In questo momento sono in Perù perché io quando ero pequeño sentivo sempre la mattina antes di andare alla scuola, io sentivo il Gordon Pass. Uh-huh. Poi si parlava di Lima, Santiago del Cile, si parlava del Sud America e sentivo la radio sempre la Bossa Nova. Il tuo sogno si è completo. Tutto sei qui. Andrò in Perù perché io ho studiato molto la civiltà Inca, antropologia. E ho studiato molto l'antropologia, quindi la civiltà Inca, la civiltà, questa razza straordinaria che fa parte della storia del mondo ed è al centro del mondo, come il Cusco che io ho visitato è al centro del mondo. Quindi io sono andato qua per girare e terminare un film, cioè per alzare le quattro bandiere, era canadese e la bandiera peruana, cioè voglio alzare le quattro bandiere e terminare il film qui in Perù, perché il Perù ha tanto bisogno di aiuto, di lavoro e ha bisogno di una grande industria che è il cinema. Il cinema è una delle più grandi industrie del mondo, è la más grande industria del mondo, è il cinema. È vero, quindi, in Perù quasi non esiste. E io vorrei che insieme al governo italiano, al governo canadese, al governo statunitense e al governo peruano, vorrei unire queste cose, fare in modo che qui possa nascere un grande centro cinematografico. Un centro cinematografico per far lavorare tutto lo peruviano, perché il Perù ha bisogno di lavoro, ha bisogno di lavoro. Il Brasile vive grazie alla Gianni, televisione. Gianni, un momentino, mi stanno dicendo che dobbiamo passare alla pubblicità, perché senza pubblicità non... No, volevo dire, in Brasile, no? Sì, certo. Possiamo certo, parlare e continuare a parlare sì, in certo, prossimo certo. blocco? Il Brasile, sì? Parliamo del Brasile e della televisione che regge lo Stato del Brasile. Amigos, nosotros regresamos en el siguiente bloque y estaremos aquí con la manera... Todo el programa, si fuera posible, porque tenemos tantas cosas que aprender de él. Así que estamos regresando con grandes sorpresas y también tenemos una sorpresa, habíamos una sorpresa, dos sorpresas para ti. Un excelentísimo regista italiano, como se dice en Italia, un director italiano que ha venido aquí al Perú a terminar una película que ya la empezó a hacer en cuatro países. No solamente nos falta terminarla en Perú, que son cinco escenas que según dice él que me va a dar una chambita, un trabajito a mí, esperemos que así sea. Así que continuamos a hablar con lo que me estaba diciendo del tu filme que está sí. Que va a definir aquí en Perú, ¿no? Sí. Cuatro bandiere que sí. Si alzarán. Vorremmo appunto alzare la quarta bandiera, quindi italiana, statunitense, canadese e peruviana, la vorrò alzare qui, questa bandiera, proprio per terminare questo grande film che ho girato, io ho girato questo film a San Francisco, New York, ho girato questo film a Chicago, ho girato a Los Angeles, ho girato a Toronto e ho girato in Italia a Roma e in tre regioni mafiose della mafia italiana, che sono l'Abruzzo, la Calabria e la Sicilia. La Sicilia, ma più che no? Mafiose, diciamo, dove c'è la mafia. Per esempio in Sicilia, che tutti pensano che ci sia tanta mafia, invece diciamo che i siciliani sono quelli che appartengono molto più alla legge e difatti ci sono carabinieri, polizia, eccetera, che sono siciliani e che c'è... Io devo interrompere perché io voglio passare un piccolo strato. Okay. In un spazio del okay. tuo film, perfetto, perché la gente veda quello che sei, certo, come attore, certo, come direttore. Sì, possiamo vederlo? Sì? Thank you.
Archie. How are you today? And Vince Costaldo, how are you? Tony, come on, what's going on? This ain't how we operate. Yeah, I know how you operate. I only want to ask some questions. We're as mute as fish. You know the rules. I'm saying nothing. I don't want to know your family's business. I just want to get a little information, that's all. Just details. Anyway, relax and we'll start. Answer and there won't be any trouble either. Rafaji, tell me. And I want to know exactly. I want to know your height. What kind of question is that? Answer me. Answer my question. Talk, speak up! One more time. We want to know why you called us. You haven't given me an answer yet, and I want it. Okay, 6'1". Hey, Taylor. You got the length. Now see how wide. Use a tape measure and be exact. Well, how wide? 26. Why do you want to know what my sizes are? I feel like giving you both a nice gift. You and Vincent. What kind of a gift? A wooden overcoat. And it'll be custom made. I hope you'll like it. Al Carrera, let the boss know that everything's going as scheduled. Soldiers are coming out right now, and people are watching them the way we want. Listen, Al. These days of war will go down in history. Everybody must know that the Italian family is still alive, more alive than ever. Los Angeles, Detroit, and Chicago, they must know everything, and they're going to know how alive we are. Your father's content. Since you got out of jail, order's been restored. I'm trying. We have to honor the family before we leave America. Orders are orders, and you don't question them, just follow them. Now we're going to Fifth Avenue and then down Broadway to Little Italy. I'll report later. Don Colaggio, that Zini will come out at 10. I hope the soldier that was supposed to be there at 5 in the morning is doing his job. Go ahead. Okay. Come hai fatto per parlare così bene l'inglese? Ma io spero... Senza accento. Mio fratello è italo-americano perché ha due passaporti, statunitense e italiano. Perché sua moglie è dottoressa in psicologia dell'Università di Stanford in Io ho appreso, stando in America, negli Stati Uniti, ho preso l'inglese perché è basilare l'inglese. No, ma tutta la gente, tutto il mondo parla inglese. Ma quello che mi sembra strano è che il tuo inglese è bellissimo. Sì, sì, perché vede, l'inglese è importante per un attore, è basilare. Purtroppo non solo per noi italiani, che veramente Roma e Hollywood sono le città più importanti per il cinema. Basti pensare che a Roma è stato girato Quo Vadis, è stato uno dei più grandi film della storia del cinema, è stato girato Ben Hur, stavo io a Cinecittà a girare un mio film ed è arrivato Stallone a girare il suo film a Cinecittà. Cinecittà è il, diciamo, e Hollywood sono i più grandi centri cinematografici del mondo, però è chiaro che d'America ha un mercato più ampio, quindi l'attore deve parlare inglese. Ora, però io certi attori, specialmente nei film di Cosa Nostra, di mafia italiana, noi facciamo in modo che questo, se non parla bene inglese, c'è un accento italiano molto importante che ci sia l'accento italiano nei film di Cosa Nostra. Quando tu lavorerai con me e farai questa parte che io ho promesso nel film Questo tragedia nella scarpa di cemento, che è un prendo film, la tua parola, ecco, un film che durerà 3 ore. Una interruzione, abbiamo altre scene che possiamo vedere. Sì, una cosa. Che voglio domandarti, quanti anni avevi in quel tempo? Si può domandare la tua età? Ma io però
purtroppo anagraficamente no, ma questo non significa, anche se anagraficamente io mi sento giovane, però c'è un piccolo particolare. Vediamo, ti pare, ci vediamo. Hey boys, I want you to listen. In Brooklyn last night, one more young kid took an overdose and died. Pay attention. I think you ought to know who's doing the talking. Don Antonio Talascio. Any of you the boss? Yeah, I am. Well, we're gonna give you something you'll like. What? A little lesson. And don't forget it, cocksuckers! Good work, boys. Con la Cosa Nostra, io non le tengo miedo a la mafia. Que venga la mafia acá, la mafia italiana. Yo soy otro mafioso, no soy de Sicilia, pero soy de Génova. Mis parientes, mis padres fueron de Génova. Y estamos acá con el señor mafioso, digo, no. No con el mafioso, ma sí, sí. Con el regista que ha fatto molti, molti film di mafia. Quanto ti costa fare un film, per esempio quello che abbiamo visto? Non costa a me alla produzione, io faccio il direttore. Tu io faccio il regista. Però più o meno non mi costa a me, costa la produzione italiana, statunitense. Beh, deve essere molto caro, no? Negli Stati Uniti, sì. Carissimo. L'ultimo film è quello che è costato 80 milioni di dollari, 80 milioni. Dio mio. Oh. Tu hai parlato, tu sei di Genova? Genova? Sì. Come dove è nato Cristoforo Colombo? Sì, è vero. Ma tu devi sapere che Frank Sinatra, che è della mafia, Cosa Nostra, Frank Sinatra, io mi ricordo che Frank Sinatra mangiava sempre il pesto. Il pesto. Conosce il pesto? Sì. Allora, il pesto si mangia. Ebbene, Frank Sinatra non è solo siciliano, ma è genovese. Genovese? È paesano tuo. Perché tu sei di Genova, tua madre... No, io non sono nato qui. Sangue genovese, allora tu sei mafioso. Sangue genovese. Allora è della mafia, Rovegno è uno della mafia. Uno. Eh sì, siamo perché, tutti e due, sì, tutti e due. Perché Frank Sinatra era della mafia. Sì, stava sì, sì, dentro sì. La mafia ed è stata la mafia italiana che lo ha aiutato. Anzi, Cosa Nostra ha aiutato a diventare quello... Frank Sinatra, sì. E tu sei... un amico della famiglia di Frank Sinatra, perché sei praticamente con i cromosomi tuoi, sono il sangue italiano. Non lo conosco. Rovegno è un mafioso, perché Frank Sinatra mangiava il pesto e la madre, la pesto. Mangio il pesto. E tu mangi il pesto. Mangi il pesto. Sì, e sì, allora sì. Sei il mafioso. Sono mafiosi. Perché Frank Sinatra mangiava il pesto. Siamo mafiosi. Ma io devo controllare, devo dirigere, devo fare in modo che si dica che se fanno i cattivi, quelli della mafia, pam, pam. La Cosa Nostra deve aiutare il pueblo, perché è più forte del governo degli Stati Uniti. Allora, una cosa che voglio domandarti un'ora fa, meglio, facendo la regista, come regista o come attore? No, io ormai come attore sono vieco e non posso, faccio così no, qualche si può, parte, si può. Farò qualche piccola parte, ma io voglio che lavoriate voi, i giovani. I giovani devono Tu sai lavorare. Quando tu hai, abbiamo io visto sono il film, vieco. Tu sai, avrò due problemi oggi, perché devo fare la traduzione in spagnolo perché sì. Il pubblico possa vederlo, sì, sì. E anche farò la traduzione in inglese, perché sì, il film che abbiamo visto sì. È in inglese. Sì, tu sì. Sembri molto un attore, grande attore americano. Io? Sì, al film. Beh. Orson Welles. Ti hanno detto? Sì, sì, molte persone. Non sono Orson Welles era mio amico. E lui voleva che io collaborassi con lui e lo portassi in Italia. Senti, ho una grande sorpresa per te. Oh. Tu sai, io so una figlia che canta benissimo, che è una soprano,
la migliore soprano del mondo. Io posso dirlo perché l'ho sentito parlare. Ho sta visto nel mio corazon, mia figlia Alma sta nel mio corazon. E io ho una sorpresa per te, io voglio che tu vedi quella sorpresa. Sì. Ho portato... Una sorpresa? Sì. E come fai? Hai fatto? Ah, vediamo, vediamo. È impossibile. Aldo, non so e come se fai? Lei sta in Italia, lei è mia figlia, sta no, in Italia. No, tua figlia è qui, adesso. Mia figlia sta in Italia. Siamo in Lima, qua. Perù, adesso. No, e dove sta? Ma dove mia sta? Figlia. Quenta 5, 1, 2, 3, 4 e 5. Aldo. È un grandissimo artista che ha veramente una voce straordinaria, ha fatto 8 anni di conservatorio, è stata nel cast artistico del Festival Puccignano di Torre del Lago nella Turandot, quindi sono molto contenta che dalla Calabria arrivi questa grande voce in tutta Italia che sicuramente vi farà sognare. Con l'adagio di Albinoni diamo il benvenuto ad Alma Manera. Grazie a Mimmo Rotella, grazie all'onorevole Fedele. Con la mente,
Alma Manera, sua figlia, sei molto emozionato. Posso vedere i tuoi occhi? Sono emozionato e quando penso a mia figlia mi viene lacrime. È normale. Tua figlia l'hai visto? Perché l'ho cresciuta da piccola, l'ho aiutata. Noi del spettacolo, del cinema, noi amiamo il record, non amiamo il dinero. Però il dinero vogliamo che lo guadagnano quelli che lo trabajano con noi. Trasmette molto a tua figlia. La mia figlia è... Bellissimo. Tu sai, ho avuto una persona che mi ha aiutato a quello. Piange. Mi ha fatto anche a piangere perché... L'ho cresciuta. Perché e vorrei che tu potessi lavorare in un film con mia figlia. Eccetera. Mi piacerebbe perché moltissimo. Sei sensibile, moltissimo. Sei italiano, ma nello stesso tempo sei intelligente come il Perù, intelligente come i peruviani. Ho un complice che ha portato questo. Può passare per favore la persona Johnny, per favore, Johnny. Tu lo conosci? Johnny Manicini è qui. Benvenuto al programma, Johnny. Tu mi hai dato questo film che ha fatto piangere a Gianni. Perché qua ogni tanto rubano, allora io ho preparato una cosa, l'ho rubato a lui, quella cosa che... Tu l'hai rubato? E così non ci facciamo fregare solo dagli altri. Tu parli francese anche, no? Possiamo parlare in francese con te? Come vuoi. Tu mi hai detto che tu sei acteur, tu travailles maintenant dans les films. Avec Gianni Manera, lui. D'accord, è molto emozionato, è un'emozione incroyable. Ma no, perché mia figlia è nel mio cuore sempre, tutta la vita. Ho un'altra sorpresa per te. Perché sono contento che lei è riuscita. Canta bravissimo. Tu conosci Alma Manera, sì, tu la conosci da personalmente? Personalmente no, ma diciamo che l'ho vista più volte. Perché io la conoscerò forse pronto. Sì. No? Ho un'altra sorpresa per te, però io voglio che non piangere più. ¿Sí? ¿Me promete de no piangere no, più? No. ¿Sí? No. Aldo, tenemos la siguiente sorpresa, por favor, mándala en cuanto sea posible, ¿sí? Al instante. No, 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 no abbiamo molto tempo perché quello. Je te mets.
balletto di flamenco Andalusia di Isabel Fernandez Carillo, grazie al nostro coro. Eder, vieni, voglio portarti qui e farti conoscere. Vieni Eder, vieni con me. Ringraziamo i nostri ragazzi, Luca Tommasini, la nostra grande orchestra. Io vorrei un applauso speciale per Alma Manera, una giovane soprano, voce straordinaria. Oltretutto, questa sera... Scusa di aver dato le spalle. Chiedo scusa di aver dato le spalle. Delle bellissime spalle. Stavo dicendo, questa sera si è esibita come cantante lirica, ma in realtà Alma è un'artista a 360 gradi. Grazie. Perché canta anche musica leggera. Grazie. Balla. Insomma, ha veramente un futuro strepitoso, tanti tanti auguri, già una grande grazie certezza. Grazie. Alma Manera. Grazie, grazie. Grazie. E adesso? Anche io sono molto emozionato, tu sai, mi piace moltissimo l'opera, sempre sono andato all'opera quando ero piccolo. E sentire la tua figlia è una cosa incredibile, perché non solamente canta, interpreta, no? Interpreta benissimo, molto. Mi fa il cuore, no? Non so come si dice, scusatemi italiani, perché io non parlo bene l'italiano, no? No, parli molto bene italiano e sei... Poi sei bravo perché hai questa sensibilità che pochi hanno e sono contento che tu hai capito cosa un padre fa per una propria figlia, per una propria Ica. Il padre ama i propri figli e io sono contento che mia figlia mi ha dato grande soddisfazione, che è diventata grande e io sono contento di questo. E qualche giorno abbiamo... E te devi lavorare con mia figlia. Devi lavorare con mia figlia, lavorerai in un film con mia figlia, perché tu mi hai fatto questa sorpresa, questo regalo, e io farò in modo che Rovegno diventerà un attore importante nel panorama intercontinentale, non peruviano solo, perché nel Perù dobbiamo far diventare il cinema, in Perù dobbiamo fare un grande centro, far lavorare tutti, perché è importante, ma... Rovegno deve diventare un attore intercontinentale. Molte grazie. Insieme anche a Minisini, perché Minisini è venuto dall'Italia anche lui per fare. Dimmi l'attore. Una cosa, tua figlia è sposata o è... No, mia figlia è celibata. Non si può sposare. Anche io. Non si può sposare senza il mio permesso, perché se si azzarda solo a parlare di fidanzamento, noi abbiamo la lupara. Noi dobbiamo matare la persona che solo guarda mia figlia, guarda e non chiede la mano, capito? La mano. Come prima, no? Vedi, come tanti anni fa. Perché io c'ho anche l'Inca qua. Vedi? Vedi? Io amo il popolo Inca, perché il popolo Inca è un popolo serio. Io non amo il popolo che non è serio, la famiglia è famiglia. Mia figlia, se viene toccata, chi tocca mia figlia muore, è la muerte. Con la lupara. Capisco, io l'ho detto solamente. Deve per fare sposare un... regolarmente. Domandare noi la mano. Italiani, la noi mano. Italiani siamo fatti così: la mano e poi il padrino. Caro amico padrino Gianni, tu sai che il c'è la muerte, la muerte. In Italia c'è la muerte. Quando un padre. Non viene non mi lascia parlare, non no, mi scusa, lascia parlare. Scusa. No, io... Non lascia parlare al tuo amico, né a me. Tu sai che il tempo in TV è molto, molto stretto, no? E questo parlo, mi hanno detto che abbiamo finito il programma. Mi dispiace moltissimo. Je suis désolé, mais le programme a fini, alors je n'ai pas pu parler avec toi comme je voulais. La prochaine fois, on fera la prochaine fois peut-être on pourra faire un autre programme, pourquoi pas. Bon, mes amis, je vais parler en espagnol. C'è quel progetto che tu farai in Perù, è una cosa molto importantissima per noi, saremo sempre ringraziati per quello, certo. No? Aspettiamo che quello sia così e non dimenticare di darmi un lavoro a me come tu mi hai detto. Ma che scherziamo? A me che il progetto vada avanti, purtroppo ci occorre anche un po' l'aiuto, cioè una spinta. Bien, amigos, no tengo más que decirles, solamente agradecer en español. Estamos en Perú, en Lima, Perú. Ustedes seguramente están en Italia. Cari amici italiani, io sono Enrico Rovegno. Soy Enrico Rovegno. Esto ha sido todo por hoy. Esto es Butaca Chica. Y agradezco muchísimo la visita de Gianni Manera y de Johnny, que ya ho dimenticato
el suo cognome? Minicini, me olvidé su nombre. Gracias, amigos. Esto ha sido por todo. No se preocupen que ustedes van a tener la traducción. Espero que sí. Gracias, Gianni. Muchas gracias. Bienvenuti. Bienvenuti. Muchas gracias.